Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia, sto facendo questa ripresa alle 5 di mattina perché sto aspettando il cambio del turno che avverrà tra poco quando alzeranno tutte le frequenze delle manipolazioni cerebrali con attacchi con arma di energia diretta. L'elettroencefalografo sta facendo il suo lavoro e sto stabilizzando determinate frequenze cerebrali per far sì che l'analisi venga effettuata corretta. Cari amici, avete visto il video e le mie frequenze stabilizzate e armoniche. Il secondo video fa vedere mentre le SS dell'Interforce mi attaccano con l'arma d'energia diretta. Cari amici, sono Emiliano Babilonia. Guardate il principio di attacco che sta iniziando adesso. Guardate che ore sono. Guardate. Guardate, sono le 6:05, guardate come tutti i parametri stanno zompando, sul mio corpo sento ustioni, surriscaldamento, lavaggi del cervello, torture, amplificazioni di flash di luce all'interno degli occhi con manipolazioni cerebrali. Sono satelliti spia che operano con arma ad energia diretta, scansione sintetica e mi vedono dentro casa con telecamere termiche a scansione sia in gamma a raggi X, sia in gamma a frequenza a pressione e sia in gamma a frequenza di contrasto. Come avete ben capito e come si vede anche dalla foto, prima ci vedono con una telecamera a scansione con uno scanner sintetico in trigonometria GPS satellitare, poi puntano una parte del corpo effettuando uno zoom e poi ci surriscaldano la parte che deve essere attaccata sia con la frequenza diretta a microonde che sia con la manipolazione delle frequenze cerebrali che ricreano una patologia indotta all'interno dei centri nervosi che ci crea destabilizzazione delle frequenze armoniche, destabilizzazione del sonno attraverso questi attacchi di manipolazione. Voglio ricordare che noi siamo collegati all'interno del cordone spinale, all'interno del cervello, dove c'è questa linea rossa, un altro collegamento che loro ci creano attraverso i flash di luce, attraverso la destabilizzazione delle frequenze all'interno della cornea dell'occhio, perché usano delle frequenze laser a fotoni. Ho dato sempre dei consigli di utilizzare cuffie insonorizzate e occhiali polarizzati ed utilizzare una valeriana cromo tutte le sere per armonizzare le frequenze fisiologiche e bloccare gli attacchi delle luci che ci vengono immesse nel cervello. Come potete vedere da questa foto, è un attacco con arma ad energia diretta che viene sparata dal satellite. Gli operatori stanno all'interno di centrali operative nascoste e comunicano alle parabole, le parabole comunicano ai sistemi satellitari e alle armi ad energie dirette che vedono attraverso la localizzazione GPS il nostro posto, attraverso le telecamere scanner sintetiche dove noi stiamo e gli fanno rivedere all'interno delle centrali operative tutto quello che succede nel nostro appartamento, tutto quello che succede sul nostro corpo, come se stiamo in un ospedale in terapia intensiva. E fanno vedere praticamente come la base manda la frequenza al satellite, il satellite ci localizza in trigonometria GPS e poi ci spara l'arma d'energia diretta. Con questo sistema creano una frequenza armonica in alternata destabilizzante. Noi dobbiamo ricreare una frequenza armonica continua e questo è un mio progetto, creare una camera aneconica in schermatura in gabbia di Faraday che possa essere utilizzata con un analizzatore di spettro, con un generatore di segnale e con un elettroencefalografo, un'analisi sia all'esterno della camera che all'interno per vedere le frequenze che utilizzano per gli attacchi con arma ad energia diretta ad onda convogliata. Un saluto amici da Emiliano Babilonia.